Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questa nuova guida in cui voglio mostrarvi l'esatta ubicazione di tutte le casse nascoste all'interno del raid di Leviatano, casse che come al solito per essere raccolte vi richiederanno delle chiavi specifiche, ottenibili soltanto completando i principali step del raid. Innanzitutto, per poter accedere a tutta l'area secondaria che ci condurrà alle diverse casse dobbiamo andare all'inizio del raid, sotto il ponte principale e in una stanza secondaria che contiene esattamente 6 leve, raggruppate a due su 3 colonne, naturalmente le ho numerate da 1 a 6 partendo da sinistra. La combinazione da premere è la seguente, quella che vedete a schermo, 1, 5, 3, 2, 4, 6. Nonostante potrete farla anche da soli, in più si è, meglio è semplicemente più facile, e se eseguita nell'ordine giusto e con le giuste tempistiche, leggerete in basso a sinistra la via è aperta. A questo punto saliamo le diverse rampe di scale e raggiungiamo quasi la parte superiore, ed entriamo dal passaggio che si sarà aperto. Non starò a commentarvi ogni singola cassa, anche perché a video ho cercato di mostrarvi esattamente tutti i percorsi, anche quando ci sarà da tornare indietro. Quindi se ve ne servisse una in particolare, guardate in descrizione, trovate i minuti di ogni singola cassa e andate direttamente a quella desiderata. Ho intenzione di darvi soltanto un'ultima informazione prima di lasciarvi alle clip. Ci saranno due tipologie di casse, quelle che si potranno aprire semplicemente raggiungendole e quelle che invece saranno protette dalle torrette difensive. Per la precisione, gruppi di 4 torrette in ogni stanza, parlando sempre soltanto di quelle desiderate naturalmente. In questi casi bisognerà distruggere tutte e 4 le torrette senza farsi sgamare contemporaneamente. Non è difficile aggirarle, ruoteranno sempre in senso orario e si muoveranno molto lentamente, quindi semplicemente coordinatevi, posizionatevi correttamente dietro le torrette che dovete distruggere, andrà fatto necessariamente almeno in 4, e distruggetele assieme. Nel caso in cui veniste scoperti o doveste fallire, ammazzate tutti i cabal che arriveranno, distruggete le torrette, uscite dalla stanza dove trovate le porte con le leve, chiudete, riaprite e il tutto si sarà resettato. Detto questo, le casse in tutto sono 9, vi lascio il video, buona visione e ci sentiamo alla prossima.